Niente, e questo video è un video acquisti, una review su Panda Haul. Avevo fatto il mese scorso un ordine collettivo con altre ragazze e niente, quando sono tornata a casa mio papà mi ha fatto trovare il pacchetto che era arrivato in settimana da Carmen, che era la nostra capogruppo, contenente le cose che ho comperato e quindi ho deciso di mostrarvele. Allora, parto sempre dicendo che vi farò vedere tutto con una sola mano perché sto girando il video col telefonino. Allora, questa è tutta la roba che ho preso. Ho puntato più su alcune cose che qua mi costano tanto e che adesso appunto vi mostrerò e ho lasciato stare magari perle, perline, pietre dure perché insomma non sapevo come cosa prendere, come mi sarei trovata. Poi ho visto anche il video di Annaella che faceva parte del mio gruppo e quindi niente, dico meno male che mi sono limitata, ecco, con gli acquisti di cose sicure. Allora, parto. Allora, dopo il video di Annaella non so dirvi se le cose sono sporche o no. Adesso ve le mostro, poi dopo pian pianino metterò a posto e vi farò sapere. Ecco, spero di no. Comunque sicuramente le cose le lavo. Faccio prima. Allora, ho preso questo paccone che erano 1000 rose, io l'ho divise con altre due ragazze, misura 18 mm. Vediamo se trovo l'ordine. Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, così vi faccio sapere, cioè vi faccio sapere, vi dico. Vediamo. Allora, il costo, vabbè, c'erano i saldi quando le abbiamo prese, per cui sarei poco affidabile. Allora, sì, sono 15 mm di diamero, spessore 8. Le ho prese appunto piccoline per fare degli orecchini, degli anelli, e poi anche perché quelle grosse, poi mi sapranno dire Angela e Rosa che le hanno prese, anzi no, forse le hanno prese anche loro di questo colore. Boh, non ricordo. Comunque, diciamo quelle un po' più grosse c'era poca scelta di colori e quindi vabbè mi è andata bene così. Queste invece le ho scelte apposta perché erano tutte belle colorate e niente, spero di non trovarne nessuna rotta. So che Carmen ha già fatto una bella selezione, quindi poi vabbè è resina ragazze, male che vada qualcuna è graffiata, me la terrò per me, però comunque i colori sono tantissimi e bellissimi. Insomma, posso sbizzarrirmi, poi vi mostrerò comunque cosa realizzo. Poi ho preso le perle, queste qui, tutte colorate. Ne ho prese di due colori. Allora, aspetta che cerco anche quella più piccolina. Allora, questa è quella più piccolina che ho diviso appunto con Carmen, erano 100 pezzi. E come vedete sono tutte belle colorate. Aspetta che apro un po' la finestra. Sono tutte di belle colorate, quindi diciamo che paio di orecchini o braccialetti con queste qui, ho anche qui da sbizzarrirmi con la scelta di colori. Queste sono quelle più piccoline. Allora, perline di strass in resina, rotonde, colore AB. Colori misti, dimensione circa 12 mm di diamero, foro 1,5 mm. E qui non c'ho niente da dire, perché comunque le ho già anche toccate, prese in mano, sono molto molto belle. Aspettate che ve le faccio vedere. Alcune, dai, tutte. Ecco, perché la mia... Oggi non vuole mettere fuoco, ragazza. Vabbè, è scarica, quindi non vorrei che per questo. E quindi vabbè, diciamo che queste qui ne ho una cinquantina perché era un pacco, c'erano 100 pezzi, le ho divise appunto con Carmen. Queste sono quelle che ho preso da sola, sono 100 pezzi perché non le ho divise con nessuno e sono le stesse, soltanto che la misura è 16 mm di diametro e il foro beh, è sempre 1,5. Però qua delusione totale, perché è vero che già dalla foto facciamo vedere che c'erano meno colori, però ragazze, io le ho ricevute di colori che sinceramente sì, qualcosa poi ne faccio, adesso poi il sacchetto le rende ancora un po' più schifide, però
Però, cioè, viva la fantasia! Questo rosa, l'arancio, questo specie di marroncino, due rossasse, una viola, solo una, per, cioè, recarsi è troppo. Quindi la fantasia che mi sono trovata, argento, cioè, ho poca scelta di colori. I colori che mi hanno mandato, sì, ripeto, ci faccio lo stesso qualcosa, però rispetto a queste qui, che sono tutte belle spierluccicose di tanti colori, si vede la differenza. Cioè, sono colori un po' schifidi, scusate se ve lo dico. Però Carmen mi aveva avvisato di questo. Però cosa dobbiamo farci? Cioè, purtroppo non rispecchiano i colori che c'è nella foto. È vero che ci sono scritti colori misti e uno non può sceglierle, però non so, almeno sprecarsi a mettere qualche colore un po' più decente. Vabbè, cosa bisogna fare? Il terno al lotto come si acquista da lì. Allora, altra cosa, ho preso questi chiodini, voi non le vedete bene, sono dei chiodini a T, scusate, dei chiodini con il pallino. Ah, non mi è neanche venuto in mente di aprirle prima di. Quindi, vabbè, dai, ragazzi, non sto qui ad aprirvele perché tanto sono quei chiodini col pallino. Questi li ho scelti appositamente io e poi dopo li ho divisi con Angela, forse. E sono belli. Io qua purtroppo le trovo a prezzi elevatissimi. Io questi li ho pagati. Però adesso non ricordo bene, non c'ho il coso, però sono spessore 0,6 lungo 4 cm. Cioè, ce n'è un bel po', insomma, per quello che ne ho pagati. Adesso non ricordo bene se li ho pagati. Boh, erano forse circa 7,50 euro tutti. Tutti, non solo questi, anche quella parte di Angela, quindi ne ho pagati 3 euro. Io qua me li fanno pagare a peso d'oro, non so, quindi benissimo. Puntato a cose che appunto qua mi pelano, come ho detto anche alle altre. Super pacchettone di coppette, coppette semplicissime, sono esattamente come le vedete. Adesso, beh, il socchetto poi le scurisce un po'. Eccole qui, purtroppo oggi non si vuol far vedere, no, si è aperto. E sono delle coppette ed erano 10.000 pezzi, quindi questa è la mia parte, l'altra l'ho divisa con, non mi ricordo sempre con, se con Angela o con Angela, sì. E quindi poi sempre con Angela ho diviso questi chiodini con occhiello. Un bel pacchettone, mi vanno via sempre un sacco quando faccio le collane, quindi beh, mi ha proposto se volevo dividere con lei questo pacchetto e ho accettato e ho fatto bene per il prezzo che poi l'ho pagato. Andiamo, ah, aspettate, altre coppette, queste le ho prese da sola. Aia, scusate, ma mi fa male anche il braccio tenere l'iPhone. Allora, queste sono le coppette che ho preso da sola. Le ho prese un po' strane, io purtroppo la minuteria qua a me me la fanno pagare a peso d'oro, tipo 20 centesimi l'una, quindi quando ho visto che c'era questo sacchetto da 100 pezzi, oltre a quelle altre che sono quelle proprio semplici, anche queste qui che erano un po' più particolari, diverse, le ho prese, perché io qua da me non trovo, cioè le trovo ma mi costano una fucilata, per cui ho deciso di prenderlo. Poi da quando sono andata appunto, come vi dicevo, da Pietra da Macca, mi sono innamorata della minuteria. Altra cosa che qua a me non è che pelano di più, mi scotennano. Ho preso queste basi di anello, basi normalissime, sono 100 pezzi e non le ho divise con nessuno perché adesso vi mostro il motivo. Io forse tutte queste le ho pagate 7 euro, 8 euro, adesso non ricordo. E sono molto belle, guardate qua, belle, non sono cose, come si può dire? Hop. Aspettate che vi mostro. Non sono cose fasulle, diciamo, da poco prezzo, che si sentono che sono da poco prezzo. Comunque sono belle pesanti, fatte bene, insomma. Queste qui a me chiedono 1,50 euro l'una. Non scherzo, ragazzi. Una base per un anello 1,20 euro o 1,50 euro a seconda della grandezza del diametro della piattina sopra. Visto che voglio fare un po' di anelli sia con le stesse rose che con i bottoni, ho deciso di comprarle. Cioè, io
con questo solo ci ho risparmiato. Adesso, anche se poi le pulisco un attimo con lo straccetto e tutto, però sono fatte comunque veramente bene. E quindi, cioè, mi è convenuto un sacco per questo. Infatti ho puntato, come dicevo prima, a prendere cose che qua mi pelano. E poi queste basi di anello che le ho trovate, poi ho trovato, erano 100 pezzi, le ho divise poi con Carmen e forse qualcuna con Angela, ne ha prese poche lei però se non sbaglio. E sono favolose ragazze. Cioè a me queste qua veramente mi chiedono 1,50 euro. Guardate che belle. Adesso purtroppo la luce è quella che è, non riesco a mostrarvela meglio. Ma guardate, sono fatte benissimo. Ma non ho parole veramente. Più le guardo, più mi piacciono. E quindi, insomma, anche questo ottimo acquisto. Più che altro ci ho risparmiato perché sennò non faccio mai base con anelli o con. Qui anche un semplice cabochon incastonato piuttosto che delle roselline. E poi, queste le ho prese tutte sola, soletta. Sono. Aspettate che sposto perché. Fatto cadere tutto. Benissimo, ci risiamo. Sono sempre io. Allora. Sono dei cabochon occhi di gatto che ho preso. Ecco, ho preso tutti questi colori, svariati colori. Occhi di gatto. E oppla, poi ho scelto il viola, il lilla. Comunque, beh, ragazze, credetemi, sono bellissime. Arancione. E questi non posso dire nulla. Verde. Sono occhi di gatto fatti bene per degli anelli, orecchini. Sono favolosi, favolosi. E non ne ho, per ora trovate neanche uno rotto. Adesso poi le sistemerò per bene. E sono 200 pezzi, quindi ragazze, nere. Cioè, adesso io qua non so tirarvele fuori tutte, però si vede. Belli, sembrano dei soft touch. Beh, comunque sono quelli occhi di gatto. Chiunque ha preso in mano una perla occhi di gatto sa di cosa sto parlando. E queste qui, guardate che è caduto il foglio, le ho prese tutte da sola. Così mi sono fatta una sorta di cabochon. Le ho pagate tipo 8,80 euro. Adesso non ricordo bene perché i prezzi non li ho. E sono appunto degli occhi, dei cabochon occhi di gatto da 18 mm di diametro. Belli. Veramente belli, cioè bellissimi. Sia quelli lilla, poi ci sono anche quelli un po' più violetto. Mamma, questo è un acquisto azzeccato. Quindi, cosa dire? Rispetto, vabbè, a Dannarella, che ha trovato un sacco di cose che non andavano e mi spiace veramente. Posso dire di essere stata soddisfatta, a parte queste perline qua che i colori. Vabbè, lasciamo stare. Sì, acquisterei ancora un'altra volta, sì. E sempre come dice Annarella, ha consigliato anche Annarella fare acquisti mirati. Mirati a cose che o si è visto che altri hanno già comperato, quindi sono cose comunque. Già sicure che sono fatte bene, oppure ecco, se uno vuole azzardare, magari prendere un lotto di un qualcosa, o non so cosa dirvi. Io ho preso appunto cose che qua sono fatte bene, mi sono trovata, cioè sono soddisfatte qua, prese qua in Italia o comunque qua da me a Varese, veramente mi avrebbero chiesto un sacco di soldi, quindi sono soddisfatto. Ho preso soltanto queste cosettine qui. Farei un altro acquisto, sì, da Pandal, prendendo cose appunto, altra magari minuteria o comunque cose appunto mirate. Comprerei ancora. Ovviamente non le perle Miss che ha fatto vedere Annarella. E niente, dai ragazze, questo è già un video lunghissimo, vi mando un bacio e tra un po' pubblicherò anche un video di creazioni che ho fatto al mare e tutorial e via dicendo. Sono tornate, quindi adesso mi rimetto all'opera.